Buona domenica, bentrovati, 22esima puntata di Bar Sicilia. Scherzando, scherzando, sono passati quasi 6 mesi, Maurizio. È un risultato che ci fa piacere, anche perché continuate a scriverci anche cose belle, non soltanto proteste, e qualche volta anche un modo piccolo di trascendere, a barsicilia@ilsicilia.it. E con noi Marianna Caronia, presidente del gruppo misto all'ARS, l'Assemblea Regionale Siciliana, e consigliere comunale a Palermo, con cui toccheremo una serie di punti sulla politica, sulla transizione più o meno veloce o così passo dopo passo della situazione regionale, e sui temi che ci sembrano di maggiore interesse e rilievo. 22 puntate sono tante, chi l'avrebbe mai detto? Noi. Noi avevamo messo su noi in ordine alfabetico, scaglione, detto bene. Tra 220 ne parliamo. Marianna Caronia, da qualche giorno presidente del gruppo misto, e negli ultimi giorni si è parlato della nuovamente la doppia preferenza di genere nel voto regionale, e c'è uno scontro che si è consumato su questo tema. La domanda che le faccio: è necessario, c'è davvero bisogno, perché le donne possano attivamente occuparsi di politica in Sicilia, che vi sia una doppia preferenza di genere da dare agli elettori? Oppure è un sovrappiù che in realtà non fa giustizia sul fatto che ciascuno può avere le proprie capacità? No, io credo che invece sia assolutamente utile e purtroppo ancora necessaria. Mi fa specie che in 6 mesi, 6-7 mesi, è già la seconda volta che si tenta di abrogarla. Devo dire che con tutte le esigenze, le priorità che la Sicilia ha, che non credo che siano quelle di togliere ai cittadini, ai votanti, la possibilità di votare in maniera opzionale, le donne, non credo che sia, diciamo, una priorità per cui, ecco, gli elettori che ci hanno dato fiducia stanno guardando con attenzione. Perché probabilmente, ecco, il fatto che si possa magari ritornare a votare alle prossime provinciali, attendiamo il risultato della consulta rispetto alla possibile elezione delle province in maniera diretta o meno, probabilmente ripropone un tema. E devo dire anche la preoccupazione, forse dico, delle ultime competizioni elettorali, che ha regalato invece diversi seggi alle donne. Questa è una legge che funziona, nel senso che la mission per cui è stata votata, per cui è stata creata, io sono stata l'estensore nella prima versione, ricordo che col voto segreto fu, diciamo, affossata per un solo voto contrario. Poi durante il governo Crocetta la legge fu approvata, e da 5 anni questa legge ha regalato ai consigli comunali della Sicilia un numero considerevole di donne in più. Basti pensare che al comune di Palermo, per esempio, Forza Italia, in 20 anni aveva soltanto una donna al consiglio comunale, nell'ultima tornata ne elegge soltanto 3, solo per Forza Italia. Anche il 5 Stelle se ne ha beneficiato, per carità, loro hanno una presenza più massiccia di donne, il loro metodo, diciamo, è anche un po' diverso, però è una legge, è una legge il cui senso, come dire, è quello di modificare la cultura. Chiaramente non si sostiene le donne, perché le donne non è che hanno bisogno del sostegno in assoluto, è realisticamente ancora un problema culturale. Ecco, su questo voglio dire una cosa: intanto che è un po' come l'8 marzo, che si fa finta di essere carini con l'altro sesso una volta l'anno, invece bisognerebbe estendere al di là dell'obbligo, esatto, diciamo, istituzionale, tra virgolette. Poi in commissione, se non ho capito male, sì, se i grillini votassero col PD e con le opposizioni, la norma non passerebbe, è così? Sì, il PD non si è espresso comunque in termini favorevoli rispetto all'abrogazione, per cui ad oggi in commissione... Neanche i 5 Stelle, credo. I 5 Stelle hanno dato una motivazione che, per carità, posso anche condividere: la preoccupazione del controllo del voto, ammesso che il voto si controlla in molti altri modi. Io sono dall'idea che si possa trovare un correttivo, una sorta, certo, di mediazione, per cui magari istituendo dei seggi più ampi o accorpando dove possibile al seggio unico, evitare che si possa poter pensare che si possa controllare il voto, ma certamente non è abrogando la doppia preferenza, che ricordiamo è opzionale, per cui l'elettore può, certo, se vuole, dare un secondo preferenza, può esercitarlo meno. Poi si diventa deputati, e si ha a che fare in regione con gente come Musumeci, sì, carattere forte. Tu sei pure consigliere comunale, sì, e ha a che fare con Orlando, un altro carattere forte. Come si fa a fare opposizione se mai tu fossi opposizione, o governo se mai tu fossi governo? Perché ancora questo non l'abbiamo capito. Marianna Caronia, alla regione e al comune, e all'opposizione, al governo, ci dai un pochettino di indicazioni, sì, le ultime dall'opposizione al governo? No, io sono per la regione è molto più semplice. Io sono stata eletta in maggioranza, ho sostenuto Nello Musumeci in questa tornata elettorale, l'ho fatto anche nella precedente elezione, sono maggioranza e sostengo il programma di governo di Musumeci. Non ho mai modificato di un passo la mia visione, anche perché il fatto di essere diventata componente del gruppo misto non ha fatto venire mai meno i miei voti rispetto al progetto complessivo. Ricordo che anche del
del governo regionale. Io ho votato il bilancio della regione, la finanziaria, sono stata, diciamo, lì a sostenere la maggioranza che ha eletto Musumeci. Ritengo che sia un governo che abbia grandi opportunità. Certo, viviamo in un momento difficile, stiamo ereditando un passato complicatissimo. Il 20 avremo la parifica della Corte dei Conti che ci regalerà una fotografia che io già sto cominciando a vedere in maniera più dettagliata anche dai lavori delle commissioni, piuttosto drammatica del passato, per cui è chiaro che la sfida in regione è complessa. E al comune il mio è un ruolo di opposizione, io faccio parte di quelli che sono sopravvissuti, come dire, all'olocausto Orlando, tra virgolette, nel senso che siamo riusciti con l'esperienza Ferrandelli a portare un drappello di consiglieri comunali, me compresa. È pur vero che comunque è una città che vive delle difficoltà veramente imponenti, ha bisogno, a mio avviso, di una opposizione, diciamo, responsabile, cioè costruttiva. Io sto cercando, per quello che mi è stato possibile finora, di dare, ecco, un apporto al mio ruolo di opposizione al comune, anche lì sono gruppo misto, cercando di in qualche modo fare da trade union tra ruolo di deputato regionale e di consigliere. Per cui, insomma, ecco. A proposito del suo ruolo in consiglio comunale, abbiamo letto negli scorsi giorni che lei risulta essere la consigliera comunale più assente dai lavori d'aula. La domanda è duplice, perché la domanda è anche perché non decide definitivamente di restare deputato regionale, eventualmente dimettersi da consigliere comunale? Beh, innanzitutto è molto spiacevole purtroppo parlare di argomenti personali. Io purtroppo da circa 3 mesi ho avuto dei problemi miei personali di salute molto fastidiosi e quindi, insomma, ho affrontato un momento non semplice e purtroppo a causa di assenze dovute a dei ricoveri non sono stata presente pochissime volte in assemblea e molto poco anche in consiglio comunale. E questo avviene chiaramente da 3 mesi, ma non prima, perché io ritengo che dopo essere stata fortemente votato, ho preso circa 4.000 preferenze al Comune di Palermo e avendo i cittadini palermitani riposto nella mia persona grande fiducia, penso che il fatto di essere poi stata di essere stata eletta deputato regionale non mi possa, come dire, dare un'indicazione, ecco, di lasciare quello che è il ruolo del consigliere comunale. Spero di riprendere invece l'attività di entrambe in maniera più costante, ma voglio dire, ho specificato ai vostri colleghi che era, diciamo, la motivazione per la quale negli ultimi 3 mesi, specifico perché peraltro io sono stata sempre molto invece presente. È anche giusto che lo dici anche per chiarezza. Sì, purtroppo mi dispiace perché sono ragioni di ordine personale che avevo fatto presente. Su cui non entriamo, però è importante dire che io invece sono stata molto presente e ricordo che io non percepisco ovviamente nessun gettone di presenza dal comune, perché avendo optato per il gettone della regione, ovviamente la mia assenza in termini economici non grava e non costa al comune. Ovviamente è importante esserci per l'apporto che invece si può dare ai lavori d'aula e all'attività. Io sono stata anche molto presente in commissione urbanistica, di cui sono anche vicepresidente al comune di Palermo, dove invece abbiamo fatto un'attività finché, ripeto, non ho avuto questo problema personale, è abbastanza, come dire, pressante su tutta una serie di temi, non ultima le opere pubbliche, che oggi sono il grande, diciamo, dilemma su cui i palermitani si stanno interrogando: come mai la città è diventata invivibile, perché questi cantieri non riescono ad avere tempi brevi di conclusione. Se lo chiedono gli automobilisti soprattutto. Riavvolgiamo un attimo il nastro con l'inizio della legislatura, l'elezione in Forza Italia, una scelta di visibilità ma anche impegnativa elettoralmente, essere eletti all'ARS dentro, sì, Forza Italia. Poi qualcosa si è rotto, una fronda iniziale che vedeva anche altri deputati, fra, sì, cui Rossana Cannata, sì, insomma altre persone, e la ricomposizione di questo scontro, tranne Marianna Caronia che prende un'altra strada. Cosa è successo? Beh, dico, io innanzitutto la mia scelta di essere, insomma, candidata in Forza Italia è stata chiaramente anche supportata dal fatto che, così come d'altronde i risultati elettorali poi hanno dimostrato, la lista fatta per le regionali è una lista che ha visto in campo tanta gente nuova, tanta gente che non faceva parte di Forza Italia da tempo. Io ho aderito a Forza Italia quando è nata, 20 anni fa. Poi, diciamo, lungo il percorso non ho condiviso molte cose, il partito ha subito delle evoluzioni. Nell'ultimo periodo Miccichè, da segretario per le composizioni delle liste alle regionali, aveva dato vita, secondo me, a un progetto che lasciava presagire delle nuove, diciamo, declinazioni di questo partito. Tanti nuovi, tra virgolette, giovani, dico, mi riferisco ancora giovane, nella fascia dei 40-50 anni sono stati candidati in tutte le province. Questo mi lasciava pensare che all'indomani avremmo avuto un nuovo modo di interpretare il partito. In realtà così non è stato e questa convinzione è stata, quindi, diciamo, il problema è Miccichè. Beh, poi in realtà poi il problema è stato anche la composizione delle liste per le nazionali che hanno avvalorato che comunque quindi abbiamo Caronia e Miccichè
abbiamo avuto sicuramente una divergenza. Cioè, soprattutto... salutate quando vi vedete in assemblea. Beh, o cambiate marciapiede in assemblea. Io devo dire che io sono una persona molto... Cluster è piena di marciapiedi. Sì, sì, devo dire che io comunque, per fortuna, diciamo, ecco, tendo a distinguere i piani dalla politica e quelli personali, perché un conto è la politica, un conto poi è l'aspetto, come dire, personale. Abbiamo in qualche modo ricomposto i rapporti umani, e questo è importante e utile sempre. Chiaramente politicamente la pensiamo in maniera diversa. Io ritengo che le ultime scelte, soprattutto di aver, come dire, selezionato una classe dirigente per le politiche che non è stata assolutamente percepita come soggetto rappresentativo di quell'idea, ha portato a una debacle. Per carità, probabilmente sarebbe avvenuta lo stesso, la voglia di punire la politica è arrivata in maniera sostanziale, ma l'aver scelto quei candidati sicuramente non ha favorito. Quando si dice squadra che si vince non si cambia, si squadra dice pure che carro perde. Del vincitore dove tutti salgono, però, vero? Quale carro? Quello di Salvini. Beh, chi chiaramente farà questa scelta, sì, chiaramente, ecco, avrà fatto questa... Caroni, a proposito di questo, siccome abbiamo anche letto... Mi piace molto questo spirito cameratesco. Simili di... Si è detto che lei si sta avvicinando alla Lega, però ci sono, insomma, sono più boatos da corridoio che non realtà. In realtà, la realtà è che lei adesso è presidente del gruppo misto, ha una sua esperienza politica forte, consolidata nel territorio palermitano, è all'ARSA altrettanto consolidata, però... C'è un problema. Lei, visto che è una giovane della politica, abbiamo detto, è in quella fascia di età giovane, ma cosa vuole fare da grande? Continuare a fare il deputato regionale sicuramente, continuare a svolgere il suo ruolo sicuramente, quali sono le aree politiche che la convincono maggiormente in questo momento, tenendo conto non soltanto dei dati elettorali o dei sondaggi o di dove va la massa, ma tenendo conto della sua storia politica e del suo progetto politico? Beh, io in realtà ovviamente sto osservando in maniera molto attenta quello che avviene. Il paese sta cambiando, e quando intendo il paese ovviamente non intendo soltanto la nostra regione, ma proprio il paese nel complesso, e sono delle evoluzioni che stanno, come dire, sorprendendo anche un po' tutti. Molte cose probabilmente anche voi che siete attenti osservatori le guardate, l'evoluzione è talmente rapida per cui insomma ci aspettiamo un po', ecco, di capire come effettivamente questo governo poi orienterà la sua azione, perché fin tanto che si parla di proclama, poi voglio vedere, insomma, ecco, i primi movimenti finanziari, le prime manovre finanziarie del governo nazionale regaleranno un quadro un po' più definito di quello che poi effettivamente queste forze vorranno mettere in campo. Io devo dire, probabilmente le ragioni per cui questi boatos rispetto a una mia adesione alla Lega si stanno rincorrendo, cosa che peraltro non ha nessun fondamento. Quindi non c'è nessun contatto con la Lega? No, ad oggi assolutamente. Peraltro io appunto sono rimasta al gruppo misto, il fatto di essere oggi anche presente al gruppo testimone il fatto che comunque il mio impegno in questo momento è assolutamente da soggetto libero, esatto, laico. E probabilmente il fatto che io appunto avendo un'esperienza autonomista forte, vi ricorderete appunto che le prime elezioni che abbiamo affrontato alla regione le abbiamo fatte in federazione con la Lega, probabilmente da qui nasce fuori, ecco, questa assonanza tra me e la Lega. Devo dire che il localismo che la Lega accentua nel suo modo di fare politica mi convince, perché è quello che anche io personalmente ho sempre condiviso, non fosse altro perché un'origine ultime... un punto c'è, dico. Esatto, allora, diciamo che Salvini che contatta Caronia, non è Caronia contatta Salvini, vi vedrete a Caltanissetta, perché no, è un punto di tratto, strada facendo. Caltanissetta no, sennò qualcuno può pensare che c'è avvicinamento a cancellare, all'area di servizio. Ma perché no, ci saranno cambiamenti che secondo me chissà cosa ci riserveranno. Certo, a proposito dei cambiamenti, l'ARS presto sarà investito al Consiglio di Presidenza della questione della vitalizia, il taglio dei vitalizi, sì. 5 Stelle si sono intestati questa battaglia, amici, che è assolutamente contrario, ma è solo un problema politico e culturale. Credo che sia un problema culturale. Io ritengo che ecco, queste battaglie fatte soltanto perché poi bisogna essere in qualche modo cavalcare l'onda della protesta, che peraltro è anche motivata e strutturata, per carità, e condivido. Ritengo che poi in tutte le cose bisogna trovare una via di mezzo. I vitalizi, ci sono soggetti che hanno dedicato la propria vita, soggetti politici che hanno anche dato dei risultati importanti a questa regione e che poi hanno magari completamente messo da parte la professione, per cui di politica non si vive, la politica è servizio, però è pur vero che senza infingimenti dobbiamo anche pensare a coloro i quali hanno di fatto dedicato la propria attività esclusivamente alla politica. Ed è ovvio che il vitalizio, che in qualche maniera è stato indicato come possibilità, ecco, di un fine
un fine corsa della propria attività, non penso che vada abolito in assoluto, probabilmente rivalutato in termini economici, quello sì, ma questo anche rispetto anche alle indennità, questo è un tema che ciclicamente i 5 Stelle ripropongono, su quali ci siamo anche confrontati e devo dire anche su molti punti io mi ritrovo, e sull'abolizione diciamo di quello che è il modo di remunerare l'attività che viene fatta, che non è un lavoro ma è un servizio, ma che comunque sottrae, se si fa in maniera compiuta e completa, sottrae comunque del tempo ed è impensabile che la politica possa essere soltanto appannaggio di chi è ricco, di chi abbia la possibilità di vivere di rendita. Ma vedi, io non ne faccio una questione di denaro. Ti stavo chiedendo che ne pensi dei vitalizi. No, ma io non ne faccio una questione di denaro. Il fatto che un politico possa prendere una giusta retribuzione, 1.000 euro più, 1.000 euro meno, penso che non interessi neanche tanto alle persone. Alle persone interessa, per esempio, che ci sono 70 deputati, quello che producono. Alle persone interessano, alle piccole e medie imprese, che ci siate 70 persone che potete prendere 5.000 o 10.000 euro al mese, che fate tanto che non fate niente. Cosa fate per le piccole imprese? Alle persone interessano, ci sono 40 consiglieri comunali che non producono nulla perché probabilmente la città è troppo sporca e magari non possono o non vogliono o non hanno la capacità di produrre. Poi se un politico va a prendere 1.000 euro più, 1.000 euro in meno, certo, diventa irrilevante. La verità è, oggi ancora provvedimenti determinanti per le piccole e medie imprese, né al comune né alla regione ci sono state, quindi la gente non vede il politico di opposizione o di governo, vede che voi siete lì e non producete nulla per loro. A questo punto Marianna Caronia, che comunque anche nei vari passaggi politici ha sempre mantenuto un buon pacchetto di voti, come fa a fidelizzare tutta questa gente? E la gente è così sfiduciata dalla politica perché vede che non si risolvono i problemi. Allora, io credo che rispetto alla produttività bisogna stare molto attenti perché è un tema molto delicato. Allora, la produttività la puoi misurare nella misura in cui tu sei governo, e allora è chiaro che tu produci degli atti. Quando si producono delle norme che chiaramente hanno carattere di astrattezza e di rivolta alla collettività, lì la produttività, voglio dire, cambia. È chiaro che un governo, in questo caso il governo Musumeci, si sta attestando su alcune battaglie, su alcuni punti, che è quello del rilancio soprattutto dell'economia, delle medie imprese. Abbiamo anche sui rifiuti in questo momento un tema molto, molto, molto caldo, abbiamo la riforma in atto, per cui anche su questo ci stiamo confrontando e qui dovremo vedere se la maggioranza avrà la capacità in tempi rapidi di produrre questo disegno di legge che già di fatto è in una fase avanzata. Sulla capacità, ecco, di dare delle risposte, io credo che poi un metodo di valutazione però comunque l'elettore ce l'ha ed è quello di votare. Perché noi che siamo proporzionalisti e non siamo eletti perché nominati e perché non siamo inseriti nelle liste che i partiti stabiliscono a monte, abbiamo comunque un vaglio, perché l'elettore poi ci premia o no, ci elegge o no. Per cui comunque chi come me ha sempre fatto elezioni attraverso la preferenza in qualche modo si sottopone a una valutazione. Per cui rispetto anche alla possibilità di diminuire o aumentare i vitali, diciamo, le indennità, anche su questo l'elettore poi probabilmente fa, ed è giusto che lo faccia. Io spesso in campagna elettorale... Ma è libero l'elettore di votare secondo te? Allora, io ritengo che ad oggi, fin tanto che ci saranno le preferenze, spero che anche per le province, per esempio, possa esserci questa opportunità. Io ritengo che queste sono delle sacche di democrazia che dobbiamo difendere in maniera incredibile. Io ho un sogno, I have a dream, avere un sindaco donna a Palermo. Lei in passato si è misurata con le amministrative come candidato sindaco. Io ero bambino quando c'era Elda Pucci, sindaco di Palermo, che tra l'altro è stata anche la mia pediatra. Il mio sogno è di ritrovare un sindaco donna a Palermo. Se si riproponesse l'occasione di una coalizione ampia col centrodestra per il dopo Orlando, Marianna Caronia sarebbe disponibile? Allora, devo dire la verità, io sarei felice di avere una donna. Non dire per cortesia spirito di sacrificio. No, anche tutta la verità, anche una parte. Dico la verità, che ci sia una donna sindaco, io me lo auguro. Potrei essere io, potrei anche non esserlo. Per carità, l'idea che ci sia una donna sindaco mi sembra veramente incredibile. Oggi, appunto, leggendo alcune sulla rassegna stampa, leggevo, credo, il sindaco di Tunisi, è diventata sindaco una donna che peraltro, voglio dire, sfida, ed è veramente qualcosa che per me che ha fatto delle battaglie di genere. Tunisi fa parte del partito conservatore. Esattamente, ed è una importantissima vittoria. Quindi stai pensando di candidarti a Tunisi, no? Ma no, io penso che una donna, invece la città è pronta per una donna sindaco, che possa essere io o meno, poi questo poi stavo si dicendo vedrà. Una cosa cattiva del PD, ma poi se la dico scaglione succede un delirio.
Dice che il PD cerca una donna per da candidare. Dopo che, dopo sì? Valutiamo, vediamo. Avrà chiamato sicuramente Renzi, visti i grandi successi del PD di Renzi quando sceglie la cerca persona. Al posto di Renzi. Ah, la sceglie al posto di Renzi, ho capito. Però io posso dire una cosa, Alberto, tu hai ragione, ma possibile mai che non riusciamo a trovare uomo o donna, ma un sindaco che risolve i problemi? Io vorrei un sindaco donna, un sindaco, io vorrei un sindaco che risolve i problemi, che prima a camminare in città con la città pulita, che le strade non siano rotte. Maurizio, che... Palermo è la capitale italiana della cultura. Quindi... Va bene, abbiamo capito, siamo a fine puntata. Buona cultura a tutti, attenti quando passiamo per strada perché potremmo trovare qualche rifiuto di troppo. Grazie per esserci stato e buona domenica. Grazie.